20 febbraio 1953. Muore il politico italiano Francesco Saverio Nitti. Nitti è stato per il biennio 1919-1920 il primo presidente del Consiglio proveniente dalle file del Partito Radicale Storico, una formazione politica di sinistra nata alla fine dell'Ottocento con ideali mazziniani e garibaldini. Nitti è stato anche un grande meridionalista e nei suoi saggi ha più volte sostenuto la necessità di una progressiva industrializzazione del Mezzogiorno. Che significa la parola terrone? Se significa uomo della terra, ebbene io mi sento veramente un terrone. La sorte mi ha fatto nascere in un paese di contadini, dove è grande l'emigrazione e dove l'unica passione è per la terra, che essi hanno coltivato con tanti stenti e con tanto poco frutto. Io amo la ponderazione dei contadini, anche se ammiro gli operai. Gli operai parlano e sono vivaci. I contadini meditano. Sono più lenti, ma più sicuri. Con questi giudizi, Francesco Saverio Nitti cominciava il suo viaggio polemico agli inizi del 1900 nel mondo politico italiano. Al di là dell'immagine quasi letteraria del contadino meridionale, egli proponeva sul Mezzogiorno a una nazione disattenta le riflessioni scientifiche di un economista assai poco disposto alle concessioni sentimentali. In una serie di saggi, che non mancarono di creare scandalo, aveva infatti liquidato l'idea di un Sud costituzionalmente sottosviluppato. Nel linguaggio delle cifre, aveva trovato la spiegazione di un problema sociale che buona parte della comunità nazionale si ostinava a considerare insolubile.